Dite la verità, dai, dite la verità. Pensavate di esservi liberati del Nike, cioè 2 giorni, 2 senza fare video. Pensavate, dov'è, non è? Sono qua, mi sono preso 2 giorni di relax. Anche perché poco calcio, sì, c'è stata la Coppa Italia, però insomma, poco calcio, poco gossip di cui parlare anche a livello calcistico, sì, qualche rinnovo, insomma, quelle robe lì che quando non c'è calcio lasciano un po' il tempo che trovano. E allora ho detto, vabbè, ricarichiamo, no? Ricarichiamo un pochettino. E adesso sono ancora qua, eh. Dobbiamo fare i pronostici, ragazzi. Oggi inizia la 15ª giornata di campionato, subito col botto, perciò bisogna fare i pronostici. Innanzitutto, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nelce nella casa del pane Balloon. Buon Immacolata! Oggi, 8 dicembre, Immacolata, buon Immacolata a tutti. Chi si è appena svegliato, chi sta ancora dormendo, per chi sta anche lavorando, perché c'è gente che lavora anche quando è festa, perciò. Buon Immacolata a tutti quanti e dai ragazzi, facciamoci 2 chiacchiere. Dobbiamo correggere appunto i pronostici di settimana scorsa, fare quelli nuovi, guardare la classifica. Insomma, oggi si inizia poi subito col blotto. Si inizia subito col botto stasera con Juventus Napoli. Perciò, insomma, tanta roba questa 15ª giornata, anche perché sarà una 15ª giornata clou, secondo me, per chi vuole capire di che morte deve morire, nel senso che, insomma, è una giornata clou, ci sono un paio di incroci appunto importanti, perciò bisogna fare subito i pronostici, ragazzi, dedichiamoci questi 10 minuti insieme prima di cominciare. Come al solito vi invito a tutti quanti ad iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, iscrizione, attivazione della campanella, così non vi perdete mai nessun mio contenuto, è gratuito, non costa nulla, ragazzi, e soprattutto mettete un bel like al video per sostenere il canale, per far sì che questo canale continui a crescere, mettete il likeettino e scrivetemi la vostra nei commenti, anzi, mi raccomando, non la vostra. Oggi mi dovete scrivere i pronostici perché sapete che io poi li confronto con i vostri. Scrivete i vostri pronostici, che adesso correggiamo quelli di settimana scorsa che non sono andati male, anche se ancora non sono riuscito a fare l'unplay. Prima o poi arriverà. Però questo ci siamo andati molto. Ci sono andato. Non prendetevi i meriti che non sono i vostri. Ci sono andato molto vicino. Perciò, ragazzi, sto facendo un po' di casino. Dai, dai, ragazzi. Facciamoci. Quando è 2 giorni senza sentirvi? E insomma, poi dopo quando parto, parto a raffica. Dai, dai, cominciamo. Mettiamo subito gli occhiali e correggiamo al volo la 14ª giornata. Monza-Juventus. Avevo messo over 2,5. 1-2 per la Juventus, preso in extremis, insomma erano 1-0 fino al 93esimo, poi l'1-1 e poi è successo a qualunque, perciò preso in extremis. Genoa-Empoli, gol 1-1, preso. Lazio-Cagliari, over 2,5, pensavo potesse essere una partita ricca di gol, invece 1-0 striminzito, perciò non presa. Milan-Frosinone, over 2,5, 3-1 preso. Lecce-Bologna, gol 1-1 preso. Fiorentina-Salernitana, no gol, 3-0 preso. Insomma, la Fiorentina è riuscita a non subirlo. Udinese-Verona, 1. Ah no, Udinese-Verona, 1, 3-3, non preso. Anche questo, insomma, io qua ci sono andato vicino, nel senso che l'Udinese prima o poi la vincerà una partita. Questa non sicuramente non questa settimana. Però, insomma, pensavo potesse far bene in casa, invece no. Insomma, è dura, chissà se arriverà la seconda vittoria dell'Udinese, lo dico agli amici, ai cugini interisti. Va bene, detto questo, 3-3 non preso perché avevamo messo 1. Sassuolo-Roma, over 2,5, 1-2 preso, anche qua in extremis, perché Sassuolo vinceva 1-0 fino a pochi minuti alla fine, poi vabbè, l'espulsione, una cosa e un'altra. E la Roma è riuscita a ribaltarla. Napoli-Inter over 2,5, 0-3 preso. Torino-Atalanta 1x, 3-0 per il Toro preso. Perciò 3, 6, 2, 8 presi e 2 non presi. Uno è l'Udinese che in casa ancora non ha vinto, quest'anno allucinante. E l'altra è Lazio-Cagliari che avevamo messo 1 over 2,5 e ha vinto di corto musette. Perciò 8 su 10 e con due errori abbastanza, se ci pensavo meglio a quelle due partite lì, magari a mettere una doppia chance all'Udinese, visto che quest'anno sta andando male, e alla Lazio dopo, vabbè, 8 su 10 non è male, anche se non si vince nulla, non è male. Passiamo ai nuovi pronostici, ragazzi. Qua c'è da ridere, perché stasera si inizia subito col botto. Chi è qua? Ui.
Ok, allora niente di che. Partiamo subito stasera, Juventus-Napoli. Ragazzi, io Juventus-Napoli devo essere sincero. Stasera il Napoli, come ha detto anche il suo allenatore, quella di stasera deve essere una grande prova di carattere. Bisogna capire, bisogna vedere se veramente il Napoli può stare lì tra le grandi. O se no, insomma, è l'ultima chance per poter pensare, anche se è molto difficile, a una lotta a scudetto. Certo, riuscire a vincere oggi sarebbe tanta roba, perché diminuisce un pochettino il gap, anche se sono tanti i punti di distacco. Insomma, non perdi troppo perché sono 11, l'Inter poi gioca con l'Udinese, però insomma, riuscire a fare una bella vittoria a Torino sarebbe tanta roba. Perciò io devo essere sincero, prevedo un 2 del Napoli con gol. Secondo me è una di quelle partite che può finire 2-1. Non può la Juventus continuare sempre con questo modo di giocare, che trova il gollettino e poi la porta a casa, diciamolo, con una bella dose di fortuna. Prima o poi la fortuna finisce. Il Napoli ha bisogno di prenderne un pochettino sostanzialmente. Perciò io vedo una partita molto aperta, dove il Napoli veramente può espugnare Torino, anche se qualcuno mi darà del pazzo. Per me questo è un 2 con gol. Sono una partita da 2-1, secondo me. Perciò 2 con gol. Io questo mi sento. Verona-Lazio, 2 fisso. Verona oramai è alla canna del gas, cioè insomma è proprio messa male, 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 male. E la Lazio ha bisogno di continuare il suo trend di risalita. Perciò devi assolutissimamente vincere. Il Verona c'ha tanti problemi e di squadra e di gioco e soprattutto anche societari. Perciò devi assolutissimamente vincere col Verona. Atalanta-Milan, over 2,5, dico. Secondo me sarà una partita molto aperta. L'Atalanta arriva a beccare l'Atalanta ferita, mi fa veramente paura. Insomma, è vero che l'Atalanta ha tanti problemi anche a livello di infortuni e non sta andando in granché bene, però quando la becchi ferita in casa può sempre dare un qualcosa in più. Quest'anno ha sempre faticato con le squadre di alto livello e non vorrei che arrivi proprio la bella prestazione. Insomma, io dico che sarà una partita aperta, over 2,5. Spero che poi riesca a vincere il Milan, ma sarà molto difficile. Può anche finire 2-2. Insomma, però dico over 2,5. Inter Udinese 1 con over 2,5. Oramai dell'Udinese non mi fido più. Gli ho dato troppe possibilità. Ho detto prima, adesso questa, prima o poi la vince, prima o poi la vince. L'unica che ha vinto è stata San Siro col Milan. E quante possibilità ha l'Udinese dopo 15 giornate di campionato? Cioè, ad oggi sono 14 giornate, ha fatto una sola vittoria a San Siro. Cioè, alla fine di questa 15ª giornata può aver fatto due vittorie, le uniche due a San Siro. La possibilità è veramente ai minimi termini. Io dico uno con over 2,5. Poi sicuramente i cugini interisti si staranno grattando ovunque. Però dico uno con over 2,5. Frosinone Torino, dico gol. Frosinone arriva dalla sconfitta contro il Milan. Il Torino è molto in palla. Gioca in casa al Frosinone. Poi è sempre molto aperto. Secondo me è una partita ricca di gol. Aperta, aperta. Poi può vincere chiunque. Però sicuramente entrambe faranno gol. Perciò dico gol. Monza Genoa, idem. Anche qua vedo una bella partita. Due squadre che giocano molto bene al calcio. Mi piace il Monza. Vabbè, il Monza oramai è una squadra affermata, nel senso che oramai non è più una novella, no? Perciò sta giocando veramente bene. Il Genoa mi piace come gioca a viso aperto. Io dico che sarà una partita con gol. Tutte e due riusciranno a sbloccarla. Poi non so chi vincerà, magari finisce con un pareggio, però sicuramente entrambe faranno gol. Salernitana-Bologna, dico over 2,5. Il Bologna è inutile dirlo, ragazzi, c'è una classifica pazzesca. È settima, ma è soltanto a quanti punti? A 2 punti dalla zona Champions League.
Bologna, dopo 14 giornate a 2 punti dalla zona del Champions League, perciò ha un'occasione ghiotta per poter comunque tenere il passo e pensare di sperare in grandi cose. La Salernitana ha bisogno di fare punti, perciò secondo me sarà una partita veramente aperta dove entrambe le squadre, magari il Bologna un po' meno, sicuramente la Salernitana conciderà qualcosa in più, però bisogna cercare la vittoria da tutte e due le parti. Io dico che sarà una partita veramente aperta, over 2.5. Roma-Fiorentina gol. Qua anche questo è un bel incrocio, perché insomma Roma e Fiorentina, se non sbaglio, sono a pari punti. No, Fiorentina c'ha un punto in meno, perciò sono lì e si giocano il quarto posto. La Fiorentina con una vittoria veramente potrebbe addirittura superare la Roma, aspettando, il Napoli poi avrebbe già giocato, perciò consapevole anche del risultato del Napoli, però insomma al di là di questo, che non ti devi mai fare influenzare, la Fiorentina deve assolutissimamente vincere e arriva dal passaggio del turno in Coppa Italia, anche se faticando, però insomma ha fatto tanto turnover. La Roma in casa sta andando bene e sta giocando, non dico un bel calcio perché quello ancora non l'ho visto in maniera netta, piena, a sprazzi, però insomma è sempre la Roma, è in un buon periodo, lì davanti c'ha quei due che sono veramente forti, Lukaku e Dybala, cioè sarà una bella partita sicuramente. Io dico che sarà una partita con gol, entrambe le squadre segneranno, non so dirvi chi vincerà perché è aperta, sarà molto combattuta secondo me questa partita. Arriviamo a Empoli-Lecce, dico uno fisso, al di là del Lecce che mi piace molto, al di là del Lecce che ha fatto un inizio pazzesco, però l'Empoli ha bisogno di fare punti, ha bisogno di confermare la sua posizione, è lì e insomma è in una situazione abbastanza delicata, perciò deve assolutissimamente quantomeno provare a vincere in casa contro una squadra che più o meno è di quel livello lì, anche se poi Lecce gioca decisamente un pizzico meglio, però in casa l'Empoli deve farsi valere e deve arrivare alla vittoria, perciò io dico un bel uno fisso, mi gioco l'uno fisso. Cagliari-Sassuolo, dico gol. Cagliari che in casa ha iniziato a far bene, si è un po' perso nelle ultime partite, nel senso che poi arriva da 2 sconfitte e un pareggio nelle ultime 3, però insomma dopo quelle belle vittorie ha bisogno di riprendersi e non c'è modo migliore di farlo in casa contro un Sassuolo difficile da incontrare, però un Sassuolo molto altalenante quest'anno, perciò è una vittoria che ci può stare. Detto questo sarà aperta, perciò per me segneranno entrambe, dico gol, non mi sbilancio nella vittoria, però dico che sarà una partita dove ambo le squadre faranno gol. Dai ragazzuoli, io vi ho detto la mia nei pronostici, ora aspetto la vostra nei commenti, mi raccomando, vi auguro una buona giornata, ci vediamo poi stasera per commentare per il post partita di Juventus-Napoli, vediamo se nel pomeriggio magari mi viene voglia di fare una livettina, di farci 2 chiacchiere insieme, se vi va poi magari ve la butto, non vi assicuro niente, però magari qualcosina faccio. Vi abbraccio di cuore, vi auguro una buona giornata, mi raccomando, ancora una buona immacolata a tutti quanti e come dico sempre io, e non mi sa che non ve l'ho detto, belli siete. Ciao ciao.